sono ancora le 4:30 però. Infatti. Sì. Sì. Cosa facciamo? Io comincerei. Fai partire il video. Sì. Ah, giusto. Bene. Regia, per favore, alzare l'audio. Sì. Dove vuoi? L'autrice si nasconde, ma è lei. Cioè, non della musica, chiaramente. La musica che abbiamo ascoltato è stata composta da Maria Teresa Agnesi, la sorella musicista di Maria Gaetana. Allora direi che possiamo cominciare, se non c'è qualcuno fuori. Boh. Bene, intanto grazie per la vostra presenza, agli autori delle opere stupende. Quest'anno abbiamo avuto veramente l'imbarazzo della scelta. Ci spiace per quelli che non sono stati invitati alla mostra, ma in effetti quest'anno abbiamo avuto parecchi problemi di scelta e la giuria ha avuto anche molti problemi a scegliere le opere vincitrici, quindi complimenti a tutti. Ci spiace per chi non vincerà, però penso che comunque sia già una vincita essere stati ammessi a questa mostra, che qualcuno che non ha potuto vedere poi alla fine riapriamo. E il tema di quest'anno, come naturalmente sapete tutti, è Maria Gaetana Agnesi nel 300° anniversario della nascita, fra l'altro fa pochi giorni. Ringraziamo già il Comune di Milano che ha dato il patrocinio a tutte le manifestazioni Maria Gaetana Agnesi che si tengono quest'anno, al Municipio 3 che è rappresentato qua da Manuela San Marco che poi ci dirà qualcosa più avanti. E ringraziamo anche l'architetto Gian Piero Mele, che è il nostro collega, che ha fatto il logo di Maria Gaetana Agnesi, quello che vedete. Ma Tullia, spiegamici un po' perché fra tutti i matematici del Settecento dobbiamo proprio ricordare Maria Gaetana? Beh, tra i suoi contemporanei non ha la fama che nella ricerca matematica hanno, ad esempio, i membri della famiglia Bernoulli, tutti fratelli.
e neppure il grandissimo Eulero, che se non altro i nostri studenti conoscono perché la E ha preso questa costante, ha preso il nome proprio da Eulero. Tutte queste persone sono importanti e note perché impegnate nella risoluzione dei problemi con l'uso del calcolo differenziale, che era stato inventato 50 anni prima da Newton e da Leibniz. Anche in Italia però ci sono dei valenti ricercatori, tutti dimenticati in pacchetto con l'Agnesi, come Guido Grandi, Gabriele Manfredi e la famiglia, padre e figli Riccati. Fra l'altro la famiglia Riccati era sempre in contatto con Maria Gaetana, si scrivevano un sacco di lettere che sono ancora tenute nell'Ambrosiana a Milano. Senti, ma fra tutti questi grandi matematici, Maria Gaetana cosa ha fatto? Maria Gaetana viene ricordata al massimo per una curva di nome voi Versiera. Tutti conoscete benissimo. Quella che tutti ormai conoscono, si chiama Versiera. Però vi devo rivelare due particolari riguardo alla Versiera. I gossip dell'epoca. Il primo è una realtà. Maria Gaetana non ha inventato questa curva. Questa curva appare in una certa forma nelle opere di Fermat e poi riappare come reinventata, soprattutto studiata, le proprietà, viene dato persino il nome Versiera da Guido Grandi, l'altro matematico che ho appena citato. E la seconda questione è che nel mondo anglosassone voi la trovate in internet come Witch of Agnesi, quindi una strega. Ma Maria Gaetana era una donna molto pia, si impegnava in opere di bene, quindi com'è possibile che avesse battezzato una curva strega? In effetti evidentemente un errore nella traduzione. La traduzione in inglese era stata fatta da un matematico peraltro, John Colson, ma si dice che avesse imparato un pochino di italiano giusto per fare la traduzione. E allora era incerto sull'uso dell'articolo, per cui aveva interpretato la frase la versiera come l'apostrofo avversiera. Avversiera, il significato è quella donna che si contrappone ai disegni divini, quindi amica del diavolo, una strega. Ma nel Settecento c'erano altre donne che si occupavano di scienze a Milano e in Lombardia, o Maria Gaetana era un fenomeno raro? No, non era un fenomeno raro. Sue contemporanee erano per esempio Clelia del Grillo Borromeo, una donna molto colta, aveva fatto in casa addirittura un'accademia, riceveva letterati, riceveva artisti, riceveva scienziati, per esempio anche grandi medici come Vallisneri. E poi in Italia, Bologna, sempre contemporanea dell'Agnesi, c'era Laura Bassi. Laura Bassi, mi piace ricordarla perché Laura Bassi è una fisica, aveva aperto laboratori di fisica per gli studenti, ma soprattutto la prima donna che aveva raggiunto una cattedra universitaria. Una cosa particolarissima, rarissima, non aveva neanche le prerogative dei suoi colleghi maschi, non le aveva tutte, però aveva raggiunto questo traguardo. L'opera principale di Maria Gaetana, come penso voi tutti sappiate oramai, sono le istituzioni matematiche. Le istituzioni matematiche lei le ha scritte per i fratelli, non le ha scritte per il pubblico, le ha scritte, cominciate a scrivere per i fratelli, ne aveva altri 22 dietro di lei. Però a un certo punto il suo precettore Rampinelli le ha detto invece di farle per tutti. Quindi infatti si chiamano istituzioni per la gioventù italiana. Se le avete viste, le avete lette, ci sono in internet, insomma leggerle non è proprio così semplice, sono due bei volumi di 500 pagine ciascuno, ed è una raccolta comunque che parte dall'algebra, arriva fino alle equazioni differenziali, ed è la prima raccolta di tutto quello che si conosceva all'epoca, perché per studiare all'epoca bisognava andare a cercarsi gli articoli nelle biblioteche o farseli mandare dai vari autori, ed erano tutti in latino. Quindi uno studente aveva seri problemi. Lei è riuscita per prima a fare un vero libro di matematica, anche se magari gli studenti non piacciono tanto queste cose, ma con un metodo un po' diverso dagli altri. Certo,
Si dice che i suoi libri sono caratterizzati da chiarezza e metodo, però queste sono caratteristiche comuni naturalmente anche ad altri trattati più e anche ai trattati più recenti. La differenza sta nel modo di porgere gli argomenti, accompagna lo studente o il lettore mano nella mano nella soluzione dei problemi. Le sue definizioni sono semplici, puntano dritti al concetto. Quindi tutti noi, mi riferisco anche ai professori qui presenti, di sicuro avranno sentito definizioni come: il punto è un oggetto senza dimensioni, la retta è lunga ma non è larga, il piano non ha profondità, detto come se fossero oggetti reali, mentre sono ben lontani dalla nostra esperienza. Ora mi rivolgo un po' a tutti, sia questo tipo di educazione matematica, siete sopravvissuti, sembra di sì, ma senza provare una profonda avversione per questa materia, la matematica, allora perché l'amavate di vostro. E allora, come si fa tra innamorati, voi trascuravate i lati spiacevoli in attesa dei momenti migliori. Andava così. Vorrei dire due parole poi ai docenti. Si parla di matematica innovativa. Si dice di sé che è innovativa questa matematica. E che cos'è la matematica innovativa? Si introducono i metodi di problem solving, modelli matematici, introduzione di algoritmi, aspetti combinatori, giochi matematici. Tutto questo è davvero innovativo? O solo noi pensiamo che lo sia perché usiamo gli strumenti dell'informatica? Andiamo in aula pieni di PC, tablet, lavagna multimediale, cellulari e quant'altro. Vi stupirà forse sapere che tutto questo bel programma era già previsto da Giovanni Vailati, un matematico e pedagogista italiano della fine dell'Ottocento che collaborava col MIUR. Dell'epoca. Collaborava il MIUR dell'epoca, il Ministero della pubblica istruzione di allora, proprio per la riforma dei percorsi scientifici e matematici e di tutti i gradi di scuola. E che cosa diceva lui? Che il suo metodo in che cosa era forte? Diceva che il metodo di insegnamento deve tener conto del processo di apprendimento, che va dal concreto verso l'astratto, e gli studenti non devono essere obbligati ad imparare delle teorie quando non conoscono i fatti cui si riferiscono. Da questo punto di vista la nostra Maria Gaetana può ancora aiutarci parecchio. A questo punto, il 16 maggio, cioè fra qualche giorno, è il compleanno di Maria Gaetana. Quindi le facciamo gli auguri dal cielo, se ci guarda. Ma non c'è neanche un altro anniversario? C'è un altro anniversario. Questa è la terza edizione di Mate Martiamo e quindi ci facciamo gli auguri anche a noi. A questo punto vorrei invitare il professor Giulio Magli, direttore del Dipartimento di Matematica, a dire quattro parole di benvenuto. Quattro. Eventualmente raddoppiabili ad otto. Calma con le potenze di due. Ecco. Si riesce a parlare. Dagli questo. Deve strisciarlo. Se riesco a farlo. Sì, ci sono riuscito. No, sarò brevissimo, non vi preoccupate, queste due signore che avete appena conosciuto, per chi non le conoscessero, non le conoscesse, sono le professoresse Norando e Magnaghi, che sono state che sono i motori di questa iniziativa Mate Martiamo, insieme ad Anna Rò e Laura Guarino, che sono i motori organizzativi di questa iniziativa. Le vedrete forse. La vedo lì, Anna Rò, eccola lì. Ecco. La Laura, prego. Entrate un attimo, Anna Laura. Anna e Laura, vi facciamo conoscere. Vi facciamo conoscere giustamente. Che sono i motori di questa iniziativa. Che obiettivamente anche a vari aspetti, diciamo,
logistici e tecnici di cui bisogna tenere conto, non sempre facilissimi, però siamo al terzo anno, siamo tanti, come vi potete vedere, e quindi io voglio ringraziare anche voi per aver partecipato, quindi prima di tutto gli studenti, anche perché mi risulta che ce ne sono molti che vengono da molto lontano, è vero? Che ce ne sono che vengono dalla Sicilia, per esempio, da Battipaglia, sì, poi Battipaglia, eccetera. Saluto allo stesso modo quelli che vengono anche dai licei di Milano, ma sono molto felice che abbiamo questa rappresentanza così estesa. Ringrazio i docenti, perché finalmente sono i docenti che vi permettono di partecipare, e quest'anno questa iniziativa di questa mostra, di questa competizione artistica, si è felicemente unita con le iniziative del Comune di Milano su STEM in the City. Forse sapete che STEM in the City è un'iniziativa a livello in realtà europeo che cerca di favorire l'ingresso alle lauree scientifiche, in particolare a certe categorie che sono sottorappresentate in questo momento nelle lauree scientifiche, e quindi ha avuto la collaborazione del Comune di Milano e in particolare la collaborazione del Municipio 3 con l'assessore Luca Costamagna e la consigliera Manuela San Marco, che dovrebbe esserci. Manuela, eccola lì. Alzati un attimo. Eccola lì. Eccola. Che è il nostro municipio di zona. Il Politecnico tiene allo stesso modo alla sua immagine internazionale, ma anche alla sua presenza sul territorio milanese, quindi è una cosa per noi importante. Concludo facendoci un po' di pubblicità, perché finalmente Matemartiamo è un esempio delle nostre iniziative di divulgazione. Il Dipartimento di Matematica, il Politecnico in generale, ma il Dipartimento di Matematica in particolare, è da molti anni ormai impegnato in iniziative di divulgazione della matematica a tutti i livelli. E Matemartiamo si inserisce tranquillamente in questo contesto, nel senso che parlare di matematica in campi diversi, noi abbiamo iniziative che riguardano per esempio il teatro, che riguardano una serie, che riguardano l'architettura, quindi la matematica nell'architettura, la matematica e il teatro, eccetera, la matematica nell'arte, che è quella che, di cui parliamo qua oggi, sono tutti modi per parlare della matematica, in un certo senso per smitizzare la matematica, smitizzare la paura della matematica. Quindi da questo punto di vista vi segnalo che ci sono le nostre iniziative online, che sono completamente gratuite. In particolare ci sono i nostri MOOCs, si chiamano Massive Open Online Courses, che sono dei corsi online completamente gratuiti che trovate facilmente sul nostro sito web, e in particolare il corso di precalcolo, che può essere particolarmente utile per tutti quelli di voi che vogliono proseguire, appunto, magari senza avere problemi, nelle lauree scientifiche. Bene, mi pare che ho detto tutto. Sulla Gaetana Agnesi non sono molto preparato, ma sono più preparati loro di noi, secondo me. Siete più preparati, sì, di me, quindi sì. Vi auguro un piacevole pomeriggio al Politecnico e vi saluto. Grazie. 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 Allora, prendo la palla al balzo, come si dice. E visto che dovreste essere più preparati quasi di noi sulla Maria Gaetana, abbiamo preparato un gioco. Quindi ritirate fuori i telefoni che vi ho detto di non spegnere, o tablet o quello che avete. Tutti partecipano, compresi i docenti e i genitori, nessuno escluso. Vi contiamo. Andate su questo sito. Per favore, cerchiamo di tenere, perché sennò non si capiscono le strutture, qualcuno lo conosce questa cosa, qualcuno no? Quindi andate sul sito www.ku.it. Ci deve andare anche la Tullia. Ok, perfetto. Okay. Adesso vediamo un attimo che si deve caricare il gioco. Pronti a partecipare? Allora, il PIN lo vedete, quindi chi non è ancora esperto, dove c'è scritto PIN, deve inserire i numeri e poi scegliere un nickname.
cercate di sceglierlo un po' strano magari, per il semplice fatto che siamo in tanti, quindi se scrivete Paola Tuglia chissà quanti ce ne sono. Un po' di ragazzi, però teniamo un livello di voce basso, perché il mio istinto di cercate anche di ricordarvi qual è il vostro nickname. Ricky Premi e Cotillon alla fine, quindi forza. Ci manca ancora un po' di persone sicuramente. L'articolo il. Qualcuno si è anche cancellato? Ah no, è tornato. Ci vuole un attimo di pazienza, siamo in tanti. Allora, intanto che, ragazzi, intanto che si caricano, per piacere, per chi non l'ha mai fatto, poi verranno fuori delle domande, una alla volta, le domande avranno 4 risposte e le risposte sono contrassegnate con dei colori e forme geometriche. Sul vostro cellulare dovete schiacciare la risposta esatta, quindi il colore della risposta esatta. Ma avete anche un tempo, noi abbiamo settato 20 secondi e il gioco dà punteggio non solo sulla risposta esatta ma anche sulla velocità di risposta, quindi quanti siamo? Ce la faremo questa notte? Aspetto ancora un minuto, poi chi è dentro è dentro, chi fuori è fuori. Dovrebbe esserci quasi tutti oramai. C'è qualcuno che entra e esce, non si sa. Direi che forse... Forza gli ultimi ritardatari. Vietato suggerire, siamo a scuola, non si copia. Direi che basta. Allora, io direi che basta. Ci siamo tutti? Del gioco. Avete solo 20 secondi, attenzione. Pronti? Pronti? Vai. Chi è che manca ancora? Ci siamo? Io parto, Vai. Via. Are you ready? In quale anno è nata Maria Gaetana Agnesi? Sì. 7 secondi. 5, 4, 3. 2, 1. Bravi. Insomma, naturalmente la classifica è provvisoria, È certo. Pronti? Via. Via. Beh, dove è nata? Voi due non giocate? Sono 5, 4, 3, 2, 1. Oh, che bravi. La classifica è provvisoria, Avanti, avanti, pronti? Via! Via!
in quale chiesa è stata battezzata Maria Gaetana? Qua comincia a essere complicato. I battipagliesi sono belli, sì. Agitati. Beh, insomma, questa è stata... Vabbè, poi commentiamo dopo. Pronti? Un momento. È in testa la San Marco. Se vinci non ti do il premio però, eh. No. Pronti? Avanti. Avanti. Qual è il titolo della maggior opera matematica di Maria Gaetana? Attenzione! State bene attenti! Attenti bene! Due, uno, stoppa il tempo! Siamo state cattivelle! Sì! Beh, fatevene una ragione. No. Senti, San Marco basta. La San Marco è fuori re. Via. Pronti? Via. Quante lingue conosceva Maria Gaetana? Questi sono velocissimi. Cinque, quattro, tre, due, uno. È arrivato l'ultimo. Oh mio Dio! 32 sapevano. Sempre la nostra San Marco in pole position? Ma lei non vale. Non vale. Vabbè, lei è espulsa. Lei è espulsa. Pronti? Pronti? Via. Siamo alla 6, metà gara. Metà gara. Vabbè. Questa sarà sbagliata. La professoressa Dorando vi uccide. È impossibile. La curva inventata da Gaetana. Impossibile. Si dice viene fucilato sul campo dalla Norando. 4, 3, 2, 1. Oh, bravi. E tre, diciamo che ha sbagliato a schiacciare. Sono un po' daltonici. Sì, ma ha sbagliato a schiacciare. Andiamo. Ah, finalmente la San Marco ha perso. Ci siamo? Pronti? Via. Come si chiamava la sorella musicista? Non gli altri 22, eh. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Bravi. Insomma, Paola Giuseppa. Ma che Paola Giuseppa. Vabbè. Vabbè. Andiamo avanti. Maria Concetta viene dalla Sicilia. Si è trasferita. Si è trasferita. Ha avuto... San Marco. Ehi. Andiamo avanti. Pronti? Via. A quale sovrana o sovrano Maria Gaetana ha dedicato la sua opera principale? Faccio anche tempo a leggere. Questo dovesse saperla, eh. 5, 4, 3, 2, 1. Qualche problema? Pronti? Adesso andiamo sul difficile. A quale papa Maria Gaetana ha inviato la sua opera principale? Attenzione! Attenzione! Rispondere! 4, 3,
due, uno. Oh. Leone decimo. Povero Leone decimo, ne è vissuto un secolo dopo. Allora, vabbè, siamo alla fine. Forza ragazzi. Quanti ne abbiamo ancora? 13 persone si sono perse per strada. Vabbè, pazienza. Siamo all'ultima. Potete ancora recuperare posizioni. Pronti? Via. Via. Quale drammaturgo ha citato Maria Gaetana in una sua opera? C'è qualcuno di voi che ha avvantaggiato che l'ha scritto sul cartellone? Siamo alla fine. San Marco, non defilarti. 4, 3, 2, 1. Gong. Beh, insomma. Allora, adesso un attimo. Get the result. Allora, abbiamo il podio, però abbiamo anche altri premi. Quindi, Simo, chi è il vincitore? Si alzi in piedi. Vieni fuori. Vieni. Nanan, chi è Nanan? Non so, chiamo anche gli altri. Poi c'è Nanan. Chi è Nanan? Fuori. Fuori. Prendere il premio, brava. Venite. No, venite a prendere il premio. Pic pic. Chi è pic pic? Forza. Cri. E Umberto Smaila, bravi. Bravi. Beh, diciamo che alcune risposte le avete un po' sbagliate. Povera Maria Gaetana. Insomma, è nata a Milano, questo lo sappiamo, nel 1718, il 16 di maggio. È stata battezzata nella chiesa di San Zanzaro in corso di Porta Romana, dove io mi sono anche sposata, bellissima chiesa, una basilica, se state a Milano andate a vederla, molto bella. Il libro, e qui c'erano un po' di tranelli che avevamo fatto, perché il vero nome del libro è Istituzioni, non istituzioni, è stato, perché era italiano del Settecento. La lingua conosciuta era 7. Qualcuno ha detto 5, poverina, abbiamo perso un paio per strada. Vabbè, la versiera questa mi sembra che ormai la conosciate tutti. Perché... Il sovrano era Maria Teresa d'Austria, che è la regina, l'imperatrice, che c'era a Milano. E il Papa? Leone decimo? No. Benedetto? 14esimo, Cardinal Lambertini. Che se qualcuno di voi vuol vedersi, vuol divertirsi, c'è una bellissima commedia di Testoni, che è il Cardinal Lambertini, che si trova anche in rete, si può scaricare, un film degli anni 50 con Gino Cervi, stupendo, bellissimo, molto divertente. Quindi se qualcuno se lo vuol vedere, se lo scarica. E poi l'ultima è Carlo Goldoni, questa mi sembra che abbiate risposto abbastanza bene. Arriviamo fino al 10. Allora, prendiamo anche gli altri, quindi i primi 5 si possono accomodare, andiamo avanti a premiarne degli altri. Allora, prendiamo, dove siamo rimasti? Smaila l'abbiamo preso, Tanduri. Tanduri chi è? Sì. Dodo. Mella Babe. Se leggo giusto, e Martina T. Vabbè, ci siamo divertiti. Ci siamo un po' divertiti con Maria Gaetana. Complimenti a tutti, comunque, anche a quelli un po' più lenti come quelli della mia età, che fanno un po' più fatica quando devono schiacciare. Sono meno esperti sui ragazzi, però vedo che se la sono cavata anche bene. Bene.
Adesso torniamo, cioè passiamo alle, alle fare okay. persone serie. Cominciamo la nostra premiazione in modo un po' più ufficiale, sempre molto scherzoso comunque. E cominciamo per prima cosa a premiare le opere che sono state ispirate direttamente da Maria Gaetana Agnesi. Quindi avete visto poi nella mostra che abbiamo fatto un po' una sezione in cui c'era Maria Gaetana Agnesi, a questi, agli autori di queste opere consegniamo una card in cui c'è un francobollo, perché le Poste Italiane quest'anno hanno dedicato un francobollo speciale a Maria Gaetana Agnesi. E quindi vogliamo omaggiare questi ragazzi con un piccolo ricordo di Maria Gaetana. Primo. Ah, scusate, ha ragione la Presidente, sono un po' distratta. Qualche numero di quest'anno, come diceva, cominciamo prima, abbiamo avuto molte opere, 250 autori, 170 quasi opere inviate, ne abbiamo messe 95 alla mostra, quindi veramente un grande successo, grazie a tutti. Vi facciamo un applauso. Allora, chi si vede venga a prendersi il premio Maria Gaetana Agnesi. Quindi questo è il logo ufficiale, i nostri due autori. Purtroppo i ragazzi di Gela non possono essere presenti per problemi logistici, credo che siano in collegamento Facebook, mi hanno detto che c'è un rappresentante che ci farà tramite con Facebook, eccolo lì, quindi poi vi daremo i premi da portare. Mentre Adducci, Gritti e Spinoza e Maria Chiara Cattaneo, se sono presenti, possono accomodarsi a prendere il loro omaggio. Gli altri tre non ci sono, pazienza. Poi troviamo Barletta, Graffeo e Lopresti, che fra l'altro ha fatto anche il francobollo. Mi trasloco che così è più comodo, evitiamo di fare. Ci siamo? No. Poi Tuminello, Costanzo, a braccetto. Crotti, Buzzi, Di Dio, Di Gela, per cui poi lo consegneremo. Arrivano le due ragazze delle istituzioni analitiche, poi Ferretti e Fuentes, e Alice Brera. Che ci ha omaggiato di una GIF. Sì. Ok. Bene, bene. Dunque. Vai. Veniamo adesso alla premiazione nelle diverse sezioni. Questa è la giuria tecnica, nella mia versione. Vabbè, siamo tutti un po' matti. Domenico, ci sei? Elena Marchetti, l'ho vista prima, ma si camuffa. Noi due ormai ci conoscete. Beh, certo. Anna e Laura. Anna e Laura, adesso sono lì perché vi daranno il materialmente l'oggetto. Cominciamo col design del gioiello, il premio Like. Allora, infinita bellezza. L'opera vuole essere un filo conduttore tra la matematica antica e la matematica moderna.
Il gioiello è composto da una versiera iniziale che rappresenta il tema centrale che tiene il tutto. Subito sotto vediamo la sfera avvolta da una spirale. La sfera rappresenta la matematica del passato dei tempi di Pitagora. La spirale invece risale ai tempi più moderni del matematico greco, ma precedenti a Maria Gaetana Agnesi. Per finire vediamo una farfalla realizzata secondo la funzione trascendente in mariposa, che rappresenta la matematica moderna. Riassumendo quindi, l'opera vuol mostrare come la matematica del passato, la sfera del, 4° e 3° secolo a.C., la spirale del 1200 circa, la versia del 1700, sia a sostegno della matematica moderna, la farfalla del 1989. Il titolo, infatti, vuole essere un riassunto di come la bellezza della matematica possa essere considerata infinita, perché comincia dai primi studi dalla natura e si spera possa continuare all'infinito, perché ancora è tutto da scoprire. Chiara Milone. Chiara Milone, dov'è? Eccola. Che fra l'altro Chiara viene da Licata, giusto? Da Catania. Da? Catania. Catania. Quindi ha preso l'aereo stamattina e ritorna stasera. Ci sono gli altri premi, eh? Sì, sì. Dunque, prendi... Sì, sì. Sì, sì. A posto. A posto. Bene, andiamo avanti. Vado avanti. Vado avanti. Sempre il design del gioiello, primo premio. Stefania Scienza Ferlito. Che, naturalmente, come vedete... Ne sono appropriata. Allora, per l'ideazione del mio lavoro sono partita da un tema molto caro a tutti, coloro che hanno contribuito con i loro studi, le loro ricerche ad ampliare, ad approfondire il vasto mondo della matematica. E tra questi Maria Gaetana Agnesi. Trattasi della sezione aurea, fondamento di tale disciplina, nonché rapporto armonico che è possibile riscontrare in tutte le forme della natura, che altro non sono che il risultato di regole matematiche. Il mio progetto riprende due sezioni auree che si incontrano al centro e che idealmente ruotano una a seguito dell'altra in senso orario, generando una sensazione di armonia e di equilibrio. Nella parte sottostante un ventaglio formato da porzioni versiere segue lo stesso sviluppo accentuando il movimento e fungendo da supporto. I due elementi coprono in questo flusso continuo volto a interpretare l'incessante processo di evoluzione e mutamento della matematica, dove ogni risultato può essere la base per nuove soluzioni. Con il titolo Laurea della Matematica voglio suggerire un alone di mistero e venerazione che circonda questa disciplina implicitamente, visto che si tratta di un ciondolo, richiamare femminile dell'aggettivo aureo d'oro. Volevo fare un commento alla sezione gioielli, se mi è permesso, dalla Presidente. Sì. Puoi andare. Grazie. Grazie. C'è la spilla. erano tutti molto belli. Veramente sia quelli di Valenza sia gli altri due, oltre a quello che ha vinto il like, anche quegli altri due che sono venuti, quello con la moneta da 10 lire e gli orecchini di Caterina da Siena. La giuria ha veramente molto molto apprezzato queste opere. Ti è spiaciuto premiarne solo una, ma insomma è così. Comunque... Diciamo che sono state tutte veramente molto apprezzate e anche le donne in giuria ne hanno docchiato già qualcuno che vorrebbero farsi rifare. Io me lo sono già preso invece, essendo la vicepresidente, l'ho fatto. Già. Vado avanti io? Parla tu perché. Oh, ops, scusa, ho fatto una cosa che non andava fatta. Allora, questi sono i ragazzi di Gela a cui inviamo un caldissimo saluto. Che hanno partecipato in massa, fra l'altro volevo segnalare che l'anno scorso avevano partecipato con dei modelli, hanno fatto una sfilata per qualcuno che magari ha visto già qualcosa, quest'anno l'altro giorno sono andati a fare un concorso al MIUR, sono tutti i licei artistici italiani, hanno biennale e hanno vinto una menzione speciale con i modelli che avevano presentato qua l'anno scorso, che è il viaggio nella matematica, e i loro modelli sono stati esposti sulla scalinata d'ingresso del Ministero della Pubblica Istruzione, anzi del MIUR come si chiama adesso, quindi
soddisfazione anche per noi che li abbiamo spinti a fare questo. Bene. Premio Like della moda, matematicamente sublime, Flavia Leonti, che è di Gela. Quindi complimenti, tanto questo lo sa già. Per la moda abbiamo deciso qui di attribuire sì un primo premio, ma di diversificare due prodotti completamente diversi. Voi li avete visti anche in mostra, ci sono dei bozzetti da una parte e dall'altra delle opere realizzate. Abbiamo deciso perciò di dare un premio al miglior bozzetto e un premio alla miglior opera realizzata. Allora, il primo bozzetto lo vince Angelo Alex Bellavia di Gela. Che ha voluto rappresentare come le figure geometriche si trasformano in onde morbide, dando forma ad un capo elegante per una donna giovane e raffinata. Erano tutti belli anche gli altri, eh? Infatti. Allora abbiamo fatto. Quindi chi protestava prima che non era stato messo bene? Ho detto che c'era una sorpresa. Allora, Jessica Fortunato, Denise Puglisi, Joyce Castiglio. Forza ragazze. Allora, l'apice riprende una forma clessidra ispirandosi all'iperboli. Ispirazione futurista anni 60, in riferimento al cinema di fantascienza. Allora, la giuria ha apprezzato particolarmente questo abito per la fantasia e l'idea appunto un po' strana, quindi siamo riusciti a farlo capire anche alla giuria, anche se non c'era il manichino. Grazie ragazze, brave. Grazie anche agli insegnanti, ovviamente. Allora, purtroppo la categoria fotografia sembra non sia molto apprezzata dagli studenti, non sanno più fare fotografie, fanno solo selfie. Quindi ci sono arrivate 6 fotografie, come avete visto su Facebook, ne abbiamo messe alla mostra 3, però ce n'è arrivata una. Quindi da 6 siamo arrivati a una. Il premio Like. Il premio Like. Quindi Leccardi, Visoli e Carelli, che è lo studio della curva Limasson. Ragazzi, spargete la voce che bisogna fare le fotografie. Non solo i selfie. Brave ragazze. Grazie. Passiamo alla grafica. Premio Like, beh, questo lo si conosce. Salvatore Falciglia, La funzione di un sorriso. Che anche lui viene dalla Sicilia. Non si sente, Tullia? No, ma non dici, devi sentire. Ok. Allora, intanto. È straordinario ammirare come una funzione possa descrivere perfettamente su un piano cartesiano quanto di più quotidiano e spontaneo esista al mondo, un sorriso. Le curve che si vengono a delineare all'interno del viso, le guance che si allargano, gli angoli delle labbra rivolte verso l'alto. È disarmante, diventa poi notare come l'armonia dell'immagine continui a persistere. Nella realtà così come nell'arte, nonostante l'assenza di una simmetria nel viso, tra parte destra e parte sinistra. Insomma, nonostante l'assenza della perfezione, che come ben si sa non è di questo mondo. L'opera vuole quindi essere l'esempio di come l'arte aiuti a capire la matematica, nascosta in un flusso di calcoli simbolici e di dati numerici.
l'informazione nascosta diventa visibile, identificabile e comprensibile. Allora, siccome io sono una vecchia insegnante, no? Allora ogni tanto qualche bacchettatina agli studenti la do, ma non per malevolenza, per spiegare come si devono fare certe cose, no? Quindi devo dire che il Falciglia è stato molto apprezzato perché è molto matematico e pensato, no? Il suo, la sua opera. L'opera qui non ve ne accorgete, forse non ve ne siete ne accorti neanche in mostra, ma in realtà è costruita mediante la sovrapposizione di due oggetti: una è la stampa del viso e l'altra è un lucido in plastica su cui sono disegnate delle curve che vanno fatte in qualche modo combaciare, no? Allora prima ricordavo al Falciglia che per questi attori, questi autori di questo tipo di arte, tra cui non so, l'altra è povera, concettuale, eccetera, insomma, quando si fanno delle costruzioni o l'autore le fa da sé, oppure se dà delle indicazioni devono essere, diciamo, un po' prudenti. Dunque, per quanto riguarda la grafica e poi anche per la pittura, la giuria si è trovata molto in imbarazzo nel scegliere le opere, perché erano tante belle, quest'anno molto colorate, e quindi per queste due categorie, visto il numero di opere, abbiamo deciso di dare due premi. Quindi per la grafica e per la pittura esiste un primo e un secondo premio. Il secondo premio non è che sia molto meno del primo, insomma, quasi come il primo. Quindi, primo premio, Luigi Cataudella, Le curve della notte. La versiera, le iconiche, fanno da protagoniste nella reinterpretazione della Notte stellata di Van Gogh, dove curve e colori insieme danzano in un magico gioco. Allora, questa opera che vedete ha avuto i suoi estimatori soprattutto nei bambini. In questi giorni, come avete visto, la mostra è negli spogliatoi della piscina, fuori c'è un giardino molto frequentato da mamme e bambini anche piccoli che entravano a vedere la mostra, e un bambino di 7 anni mi viene e mi dice: ma questa è la Notte stellata di Van Gogh. E dico: ma come fai a conoscerla? Mia maestra in seconda elementare me l'ha spiegata. Due giorni dopo arriva e mi fa, dice: visto che sono tornato con la mia tata, che così le faccio vedere la Notte stellata. Quindi non solo questa è stata apprezzata, apprezzate anche molte altre opere varie, e quindi i bambinetti dei giardini sono molto contenti, le mamme, che di questa mostra e delle vostre opere. Quindi avete fatto contenti anche i bambini che frequentano i giardini qua intorno. Secondo premio, The Witch of Agnesi, Enclosed in a Body, Amira Assad. Credo che sia giusto il nome, nome e cognome, l'abbiamo scritta giusta? Ho scelto di mantenere un profilo astratto, creando la donna con forme geometriche, tra cui la versiera, e colori, rendendo così visibile il soggetto in questione. Ho scelto la donna perché la versiera è stata documentata per la prima volta da una donna. Inoltre, è un omaggio all'intelligenza femminile che a quell'epoca non veniva considerata. Questa è piaciuta soprattutto all'architetto Mele. Andiamo avanti. Pittura, premio Like, questo lo conoscete. Fuentes, Ramkel Fuentes. Sì, c'è, l'ho visto io prima. È un ritratto della matematica Maria Gaetana Agnesi, ispirato allo stile di Vincent Van Gogh e i suoi autoritratti. Le pennellate sono state eseguite con le forme delle coniche, in particolare la versiera. Come colore principale è stato utilizzato il viola con le sue varie sfumature per attribuire una sensazione di harmony al ritratto. Primo premio, anche qua ne abbiamo due di premi. Primo premio, Gaia Larici, Eugenio Di Feo, Chiara Mereo, Il labirinto. Abbiamo solo il maschietto, Eugenio, compagno di classe. Vabbè.
In questo dipinto, confusionario vivace, vediamo rappresentate numerose intricate mura, articolate seguendo andamenti curvi, che costituiscono quel complicato intreccio di eventi ed emozioni che caratterizza il lungo percorso della vita, inteso come un labirinto, un vorticare di sensazioni e situazioni, dal quale dopo un lungo vagare in cerca della giusta strada e dopo numerosi errori di percorso, finalmente riusciamo ad uscire alla fine del nostro viaggio dalla nostra esperienza di vita. Questo è un del liceo classico Manzoni, che ha scritto un poema per spiegare. Si capisce subito. Secondo premio della pittura Bioarte, Giorgia Riccieri, Gaia Barbarò e Dorotea Adamo, che non ci sono. E vabbè, pazienza, peggio per loro. Va bene. Ok. Poi, scultura, premio Like, la bambola matematica di Carola Cardone, una ballerina molto apprezzata delle femminucce che venivano a vedere la mostra, anche se qualcuno diceva ma dov'è la testa, dov'è la faccia, non si vede, però spiegavamo che era nascosta, quindi erano bambine, comunque è piaciuta molto anche questa. Oh, io questo non lo leggo, questo poema, dunque. Allora, scultura, un poema, perché vengo dal liceo classico Manzoni, ha scritto un poema, di spiegazione, Giulia Robortaccio, Elia del Signore, Benedetta Moro, l'opera è funzionante, grazie al professore che col cacciavite l'ha aggiustata. In mostra girava col mio dito, perché non avevamo la presa, quindi facevo vedere che comunque funzionava, adesso è funzionante. La scultura si compone di diversi elementi ed è azionata meccanicamente attraverso un motorino elettrico interno, generando un movimento rotatorio continuo a velocità variabile. Sopra una base bianca quadrata in poli flat e poggiata lievemente sopraelevata una base rettangolare in compensato bianco. Sopra tale rettangolo sono disposti 10 elementi curvi in legno lamellare, veneziati di legno, e disposti in maniera libera nello spazio. Tale piattaforma, con sovrapposti 10 elementi, ruota rispetto al quadrato di base, su cui è evidenziato il disegno articolato, se lo guardate funziona perfettamente, che segue il movimento della struttura, eccetera, eccetera, eccetera. Bravi anche per il poema. Aggiungo agli autori delle altre sculture che quest'anno, devo dire, tutte le sculture sono molto belle, tutte. Sì, veramente. Questa è una scultura particolare, cioè ha un grande lavoro sotto, sia matematico sia di esecuzione. Le altre forse sono più semplici di esecuzione, ma altrettanto belle. Fra l'altro il dinosauro è stato molto apprezzato sempre dai bambini, quindi grazie per quelli che ci hanno dato il dinosauro a bambolina, che così anche i bambini hanno avuto il loro... così. Questi sono i 6 video e visto che in mostra era possibile vederli solo di persona, cerchiamo di farveli vedere adesso. Un attimo, è che con potenti mezzi riusciamo a vedere se riusciamo a farli partire. Un attimo, Laura. Ok. Thank you.
Questi erano sei finalisti e allora per giudicare i video, noi siamo un politecnico, ci sono tante competenze qui e ci siamo fatti aiutare da un esperto di comunicazione multimediale che si chiama Davide Albricci. Daniele Albricci, scusa. E quello che vi leggiamo adesso sono i giudizi che ha dato. Allora, innanzitutto, il primo video è il premio Like, che ovviamente è Butterfly Effect, questo lo sapevate, mi sono piaciute molto le riprese a spalla in aula e le associazioni fra curve e immagini, ho trovato poco azzeccate le location in cui sono stati presentati i cartelli, forse è stato un concorso sulla scuola e i suoi ambienti è un conto, ma non è questo il caso. I termosifoni e i cartelli di uscita sono solo un'inutile distrazione. In queste riprese avrei trovato migliori delle inquadrature fisse su un cavalletto. Queste ovviamente non sono delle critiche, ragazzi, ma sono semplicemente il giudizio di una persona molto esperta che fa di lavoro questo e qua il Metid fa, quindi. Attenzione ai loghi sulle magliette. Certo. Certo. Quindi questa diciamo... Certo. Certo, giusto così, chiaro, diciamo questo è semplicemente un giudizio che magari può un po' più appropriato, ma insomma è quello che c'è. E comunque altro deve essere preso come un'indicazione nel caso si volesse proseguire in questo tipo di professionalità. Comunque ringraziamo i tre ragazzi che sono stati premiati, ma chiaramente tutta la classe ha partecipato al video, però purtroppo, come sapete, sul bando noi abbiamo messo una limitazione a tre persone, quindi questo lo sapete quando avete partecipato. Ringraziamo comunque tutta la scuola, la classe, che non so quale sia, di Battipaglia, che ha partecipato, e quindi il premio è un po' per tutti. Primo premio, video, le gobbe della tattrice. Rebecca Carbonara, Giorgia Banis e Paola Milesi, che le ho viste prima. Allora, il giudizio, mi è piaciuto lo stile anticato, sia nella musica sia nel colore della pellicola. Perfetto per accompagnare l'animazione a passo 1. Il formato che hanno scelto è complesso, ma nonostante tutto l'hanno gestito bene. Il percorso è chiaro e alla fine anche ironico. Solo due appunti, i testi passano un po' veloci e sono poco evidenti le linee che si animano per evidenziare le attrici, ma chiaramente sono tutti dei video amatoriali, sono tutti belli anche gli altri, sono stati veramente apprezzati tutti. Se gli autori degli altri video vogliono sapere il giudizio che ha dato sui loro, poi glielo posso dare. Però i premi non sono finiti. Ma no, dai, non è possibile. Invece sì,
Ma insomma, tutti gli anni c'è sempre questa storia con te, eh? Io mi preparo tutti i miei foglietti e tu poi mi fai da fare le sorprese. Sotto una dura scorza di una vecchia insegnante si nasconde un cuore tenero. A ottobre, a novembre, va in pensione, facciamogli gli auguri. Grazie. Per quello che dici che è una vecchia insegnante. A me manca poco, eh? Non sono molto più giovane. Invitare Manuela? Manuela? Che si nasconde, che era bravissima a fare il... Allora, Manuela... Sì, è acceso, no? Devi accendere il pirolino. Può essere acceso? Ok. Allora, vi presento. Buonasera. Manuela San Marco, consigliera del Municipio 3, nonché presidente... No. Della Commissione Educazione. Presidente della Commissione Educazione, che mi dimentico sempre... che è qua, vuol dire che insomma, come patrocinio. Sì, no, io allora molto rapidamente per non sottrarre tempo a questo che è proprio uno spettacolo di queste nostre amiche, non so se avete visto quanto sono brave, quanto sono riuscite oramai poi molto bene a costruire tutta questa iniziativa lungo questi mesi. Allora, innanzitutto un saluto, vi porto i saluti da parte della Presidente Caterina Antola, la Presidente di questo municipio. Per chi non lo sapesse, magari per chi viene da fuori, il Comune di Milano è molto grande, si articola in 9 municipi. Questo è il municipio in cui sorge il Politecnico, è appunto il Municipio 3, municipio che ha una particolare vocazione universitaria, scientifica. Non sono finiti i premi, non scappate. E sarò breve, non vi preoccupate, vedo già che... e quindi porto i saluti della Presidente Antola, dell'Assessore Luca Costamagna e di tutto il municipio. Sono saluti che sono rivolti ovviamente agli studenti non solo delle scuole del Municipio 3. Mi fa piacere quest'anno vedere un aumento della partecipazione delle scuole del Municipio e di Milano, ma anche un saluto rivolto agli studenti e ai docenti che vengono da Battipaglia, Gela, insomma da tutta Italia. E poi un ringraziamento, e chiudo, un ringraziamento va senz'altro alle nostre amiche, come dicevo, che hanno una straordinaria passione, che avete già visto, ma anche una straordinaria capacità di tradurre la didattica in divertimento, in attività che possa in qualche modo interessare. Lo dico proprio oggi lo sapranno alcuni di voi, magari voi siete un po' più grandicelli, però oggi è il giorno in cui è stato somministrato il test Invalsi di matematica, quindi la grande prova che spesso spaventa molti. Beh, la matematica può essere uno spavento, può essere però anche un divertimento, come abbiamo visto nei video, come abbiamo visto nei quadri, in tante altre opere. Può essere anche l'occasione di un viaggio, come quello che esatto abbiamo fatto qua oggi e ci ha uniti tutti. Pensate che queste due prof sono state capaci di tenerci qui, quando eravamo su Caut 120, insomma, a parlare delle curve, metto tra parentesi, matematiche, perché quando parliamo di una donna poi curve può essere un po' ambigua, però sulle curve di Maria Gaetana Agnesi e ce ne vuole, davvero ce ne vuole, però indica pure uno stile che a noi piace, quello dell'integrazione tra discipline, quello che va verso una conoscenza approfondita ma allo stesso tempo leggera, quella un po' tracciata da Calvino nella sua famosa lezione sulla leggerezza. Ringrazio il Politecnico perché questa è una bellissima attività che fa vedere quanto sia importante il legame col territorio. Voi andrete all'università, saprete che le università godono di autonomia su molti fronti ed è non sempre ovvio che si riesca sul piano istituzionale a collaborare. Io prendo come esempio di questa collaborazione, è già stata citata, la location su cui la location usata per esporre i vostri stupendi lavori, per cui ancora mi congratulo. Quella che avete visto in realtà è una struttura che di solito ospita gli spogliatoi della piscina, che forse non avete notato perché ancora non attiva, ma verrà attivata a breve nel giardinetto sulla sinistra. Allora,
l'idea, questa è la prima volta che si rifunzionalizza quello spazio in questo modo, no? Ma l'idea di prendere uno spazio pubblico e dedicarlo a una mostra di elaborati per ragazzi è particolarmente felice, perché ci fa capire quanto l'università sia per il territorio e il territorio per l'università, e come davvero uno spazio comune sia una risorsa per tutti. Appena siamo entrati lì abbiamo detto: mamma, ma sarà adatta per questo tipo di lavoro con tutte queste strutture fisse? Però un po' come accade nella siepe di Leopardi, in altre poesie, purtroppo sono una letterata, mi perdoneranno le colleghe insomma dell'università, ma diventa l'ostacolo uno stimolo per la fantasia, un po' come le curve sono state un ostacolo ma anche uno stimolo per tantissima fantasia che abbiamo potuto osservare. L'ultimo ringraziamento è per voi che siete qui oggi a ridosso della chiusura dell'anno scolastico, per i docenti che vi hanno pazientemente accompagnati, per i docenti di grafica che hanno dialogato con quelli di matematica e viceversa, sono un insegnante, conosco molto bene questi meccanismi, anche qua per noi è un'indicazione a quanto possa essere bella e utile una didattica multidisciplinare. Questo è un discorso un po' tecnico, ma so che i colleghi su questo punto saranno ovviamente d'accordo, quindi davvero un ringraziamento per tutti e speriamo di poter replicare magari con una formula diversa questa felice, felicissima collaborazione. Grazie. Aspetta, stai lì. Allora, Emanuela consegnerà il premio. Partiamo con delle menzioni. Come vi dicevo, abbiamo avuto dei problemi a giudicare le opere, quindi abbiamo deciso di dare anche delle menzioni speciali, che non è potuto essere premiato ufficialmente. Quindi c'è il premio Municipio 3 a Sergio Di Dio, che è Agnese la sua versiera, che è un ragazzo di Gela. Questo dipinto verrà donato al Municipio 3, perché è stato scelto perché c'è anche il simbolo di Milano insieme alla Maria Gaetana. Ufficialmente te lo diamo. Non c'è questo ragazzo. No, non c'è, uno di Gela. Ah, no, io vi dico solo che forse non è stato detto che questa iniziativa rientra all'interno di un progetto iniziative che come municipio abbiamo promosso dallo scorso anno, si chiama genericamente la settimana della scienza, e, è una settimana rivolta in modo particolare alla divulgazione scientifica per i più giovani, quindi in realtà voi con questo dono che fate al municipio date il ricordo plastico di questa bella esperienza che possiamo di sicuro già confermare per gli anni successivi. Grazie Emanuela. Anche per aver partecipato al gioco prima. Altra menzione speciale della giuria: Wicio Fagnesi, Maristella Crotti, Valentina Buzzi Franzoso. Ci sono? Sì. Venite a prendervi il premio. Questa è stata premiata come manifesto della Gaetana Agnesi, fra l'altro io non me ne ero neanche accorta perché non ho osservato molto bene, poi me l'hanno fatto osservare parecchi che negli occhi c'è la strega di Agnesi, quindi se poi tornate a vederla nella mostra guardate la strega. Brave ragazze. Altra menzione speciale: il logo Nicola Magoni, adesso Sant'Angelo, i due piccolini. Questo è diventato il logo ufficiale di questa edizione, ce l'hanno fornito gentilmente, non l'abbiamo commissionato, ci è arrivato con le opere e quindi noi l'abbiamo preso subito come logo della nostra iniziativa ed è diventato in nostra proprietà, quindi ci mettiamo, lo useremo. Altro premio avete già visto prima, il premio GIF Alice Brera. Questa l'abbiamo deciso di premiarla perché è un'opera un po' particolare, è l'unica GIF che ci è arrivato, noi l'avete visto, non abbiamo richiesto niente, ma potevamo fare grafica, pittura eccetera. Questi ragazzi, sia quel del logo che questa ragazza, hanno fatto una cosa un po' particolare, un po' diversa dal solito, e quindi abbiamo pensato di dare un riconoscimento. Non è finita, ce n'è ancora. Salvone Tuminello, Maria Gaetana. Allora Simone, questo
diventerà il nostro simbolo. Se andiamo da qualche parte a fare le conferenze, il tuo grafica sarà messa come simbolo, come logo dell'iniziativa Maria Gaetana Agnesi. Grazie a te. In giuria ci sono diverse signore, e allora come si fa a non farsi intenerire da questi occhioni? Laura Barone, premio simpatia. Vieni. È stata apprezzata moltissimo anche dai maschietti, eh? Non solo dalle donne, ma ci è piaciuta moltissimo. Andiamo avanti. Altra menzione, questa è la composizione, premio composizione, la scenografia, scusate, sbagliata, Antonio Kevin Tuccio di Gela, che se voi guardate in mostra ha fatto sia il bozzetto che un quadro, ce ne ha mandati due, con lo stesso soggetto. Cioè lo stesso ma rivisitato. Qui si tratta più di una scenografia vera e propria che un bozzetto di abiti. Quindi anche questo è un'opera un po' particolare. Ne abbiamo ancora due. Come quest'altra. Giorgia Cardone. Questa è l'opera con il premio composizione, perché ci è arrivato tutto insieme. Dipinto, cavalletto, tutto. Una cosa veramente complicata. Bella già anche la pittura, ma veramente brava e complicata la cosa. Siamo all'ultima menzione qui. Allora, quest'anno erano i 300 anni dalla nascita di Maria Gaetana Agnesi. Noi siamo milanesi, io particolarmente, la mia collega un po' meno, anche loro sono abbastanza milanesi, ci teniamo un po' al Milano, scusate, ma insomma giochiamo in casa. Quest'anno sono 800 anni dalla nascita di Maria Gaetana, l'anno prossimo sono i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Quindi altri festeggiamenti a Milano, il comune faranno dei bandi eccetera eccetera, quindi ci è arrivata un'opera con Leonardo da Vinci, quindi abbiamo deciso di premiare anche questa opera in futuro, questa è l'opera futurista per l'anno prossimo. Daniele Nando Marino, il nostro ragazzino. E quindi questa qua potrà essere usata l'anno prossimo, magari se faremo qualche iniziativa su Leonardo, vedremo insomma. Quello che succederà non si sa. Beh, a questo punto credo che vi abbiamo abbastanza stufato, annoiato. Spero che siate tutti soddisfatti, anche chi non ha vinto ci spiace, ma non possiamo dare premi a tutti. Chi vuole, adesso riapriamo la mostra, quindi chi non l'ha vista prima può ritornare nella location dove eravamo prima, e chi non ci è andato ci dà. Grazie e speriamo all'anno prossimo.